si è mai posto la domanda: ma perché mi fanno sempre queste domande? E se sì, si è mai dato una risposta? Alla Marzullo. Marzullo. Perché mi fanno la domanda dell'esonero? Perché l'esonero fa parte del percorso di un allenatore. L'esonero, se andiamo a vedere i vissuti di questa società, ce ne sono stati anche parecchi. E poi perché l'esonero, quando un allenatore non fa punti, va a casa. Quindi non si è mai detto, ma forse perché Campitelli è un presidente particolare, no? Se devo dire la verità, io con Campitelli ho un ottimo rapporto fino ad oggi. Mi sento con lui tutti i giorni, ho un dialogo continuo, anche tecnico, c'è uno scambio continuo di opinioni, quindi penso che al momento problemi non ci siano. L'avversario peggiore domenica per Rosa, per il momento che stanno affrontando? Forse l'avversario peggiore fino adesso è stato il Gubbio, dove nel secondo tempo abbiamo fatto una prestazione pessima, abbiamo giocato malissimo, quindi se mi chiedevi qual era la squadra peggiore in contrario, ti avrei detto il Gubbio domenica nel secondo tempo. No, questa invece è una partita bella da giocare contro una squadra importante, costruita per fare qualcosa di importante. Come l'ho vista io, penso che l'abbiate vista anche voi lunedì, singolarmente è una squadra forte e come tutte le squadre hanno anche loro delle lacune, delle cose positive, quindi in settimana abbiamo lavorato sulle loro cose positive per poterle eliminare e andare a colpire le loro lacune. Come la giocherà, con quale modulo? Con il modulo che ho iniziato il 18 luglio. 4-3-3 quindi? 4-3-3. Con qualche accorgimento diverso? Ma dipende dagli avversari. Quando giochi contro una squadra che ha una difesa a 4, i tre attaccanti devono fare partire da delle posizioni del campo. Se giochi con una difesa a 3, i nostri tre attaccanti faranno altro, non dico cosa perché non è un vantaggio, agli altri non glielo do, e quindi dipende anche dalle squadre avversarie, come il centrocampo. A volte può essere un centrocampo di un certo tipo perché gli avversari sono così, oppure andiamo a affrontare una squadra dove la loro prima punta è abbastanza alta e quindi c'è bisogno forse di un mediano bravo che gli salti davanti, quindi uno gli salterà davanti e l'altro dietro e quindi si cambia qualcosa. Tutto quello che viene fatto in questa squadra non viene fatta in base così vediamo adesso ci proviamo, no, è provata, studiata, poi a volte ti va bene e a volte ti va male, però penso che questo faccia parte sempre delle strategie di un allenatore. Mister, l'assenza di un difensore come Caidi proprio per fronteggiare un attaccante come Caracciolo ti preoccupa? Però preoccuparsi in questo momento non serve a niente. Più che preoccuparsi bisogna trovare delle soluzioni. Bisogna, ripeto, loro giocano molto sulla palla, su Caracciolo, giocano molto sulla sua spizzata, giocano molto su un attaccante tipo Guerra che 2 anni fa abbiamo allenato lì a Salò, che è molto veloce, svizzante, quindi va a prendere la sua spizzata. Quindi in quei casi là, ripeto, è importante che ci sia un centrocampista che vada a contrastare davanti, che ci sia un difensore che vada a impattare con lui di testa e che ci sia un terzo difensore che vada a coprire la profondità, quindi la possibile spizzata di Caraccio. E magari ci sarà bisogno di un centrocampo guidato da un giocatore un po' più esperto come Proietti? Sì, anche questa può essere una soluzione. Proietti lo conosco da tantissimo tempo. Proietti può fare, come ho sempre detto, sia la mezzala e sia il mediano, e all'occorrenza, ripeto, in base anche alle caratteristiche dei singoli calciatori avversari, si dispone o. Spigli e Speranza hanno recuperato? Sì, molto bene, già da martedì. Loro hanno perso e anche male lunedì sera nel posticipo. Teme di più la loro forza tecnico-tattica oppure la loro rabbia di rivalsa, perché 2 partite in casa consecutive solitamente non si perdono? Io
adesso vabbè, molte persone dicono che di natura sono un presuntuoso, però fa parte del nostro carattere. Io non temo nessuno, so della squadra che abbiamo, so dei nostri ragazzi, so cosa mi danno in allenamento, so le loro risposte in ogni singolo allenamento, e molti di voi vengono anche a vedere gli allenamenti sono sempre fatti ad alta intensità, a grande impegno. Quindi io sono sempre molto fiducioso sulla prestazione dei ragazzi. A volte ci capita di fare bene, forse molto bene come a Bolzano, e a volte ci capita di fare male, molto male, come al secondo tempo col Gubbio. Però penso che non siamo una squadra dove si possa pretendere 38 partite come su Tirol. Di contro spero, anzi mi arrabbierò tantissimo se facciamo 38 partite come abbiamo fatto il secondo tempo contro il Gubbio. Io ho bisogno che i giocatori, oltre che devono andare, lo dirò in ogni conferenza, in ogni vostra domanda, devono andare forte, loro devono andare forte. Oltre a quello poi ho bisogno che mi diano anche della qualità. La domanda però era sulla Peralti, cioè nel senso che la cambio allora. Che cosa si aspetta? Tanta rabbia da parte loro oppure che giochino così come sono abituati? Non lo so, perché loro di sicuro hanno un attacco importante. Se uno legge i nomi, c'è il capocannoniere dell'anno scorso di tutta la Serie C, c'è un giocatore che è sceso di categoria che ha fatto parecchi gol nella sua carriera, quindi, e sono ancora a zero gol fatti, quindi è normale che mi aspetto insomma la rabbia come dice lei. Però ripeto, noi arriviamo da una prestazione non bellissima, quindi non so se questa squadra, non lo so perché abbiamo solo fatto 4 partite, se è una squadra che fa una prestazione non bella e poi la rifà la settimana dopo, quindi glielo dirò la prossima settimana. Sono convinto invece che 3 settimane l'ho visti bene e noi andiamo lì, non lo so il risultato, anche alla fine poi lo vedremo quello, però sono sicuro che la squadra farà una grandissima prestazione. E a proposito di allenamenti, stai pensando anche a un'inversione di Renzo con Piccioni, e collegato a questo discorso una curiosità: se pensi che gli esterni in struttura come Zecca, come Di Renzo, come Piccioni, se dovesse essere domenica, penalizzano i movimenti del 4-3-3? Allora io penso questo, che noi domenica giochiamo contro forse una squadra che gioca a 3. Io dico sempre forse perché e loro fino adesso hanno giocato col 3-5-2 e il secondo tempo, forse metà del secondo tempo di domenica, hanno fatto il 3-4-3. Quindi giochiamo contro una squadra che gioca con la difesa 3. Il nostro modulo non cambia, rimane sempre 4-3, però possono stare uno largo e l'altro dentro, possono stare tutti e due larghi, possono stare tutti e due stretti, cioè voglio dire in base alle caratteristiche degli avversari. Non so, mi sembra che il Vicenza abbia fatto la partita tenendo i 3 attaccanti molto vicini, andando a fare l'uno contro uno con i loro 3 difensori, e questo li ha premiati. Però voglio dire, uno li può anche tenere larghissimi per allargare i loro 2 centrali laterali e con inserimenti delle nostre mezzali. Quindi l'abbiamo studiato in un certo modo, però mi dispiace dirlo adesso, sono a vantaggio l'avversario. E i movimenti secondo te non vengono penalizzati da esterni alti? Allora, quando gli esterni sono alti si dà palla addosso. Un esempio: io devo dare palla a Di Renzo, gli do palla addosso e poi lui si inventa la giocata e viene dentro, invece a Zecca, che fisicamente ha un fisico secondo me con capacità di categoria superiore, lo mandi in profondità. È un po' quello che avrei voluto fare domenica, no? Il cambio tra il primo e il secondo tempo. Non riusciamo a giocare la palla addosso con Di Renzo, quindi è uscito Di Renzo, è entrato Zecca, e ho cercato di dare profondità alla squadra con palla tra il loro centrale e il nostro terzino sulla corsa di Zecca, e neanche quello è riuscito. Insomma, l'allenatore prova, riprova, poi a volte gli va bene, a volte no. Il commissario, ma lei ritiene che Piccioni e Di Renzo possano coesistere in questa squadra? Sì, non solo loro due, ma anche con Baccio. Più di una persona, ma questa è una cosa risaputa, mi ha fatto notare, ma insomma questa è una cosa che sapevo benissimo, che anche lo stesso Baccio, quando è leggermente più vicino alla porta,
ma penso che sia una cosa normale, ha anche più capacità nel far gol. Però io penso che Baccio sia bravo non quando che ne so, gioca già lì con una punta, no? Lui è un'altra punta e si trova già centralmente, ma quando parte leggermente dall'esterno e poi si butta dentro, allora lì diventa, quando arriva in corsa lì diventa un buonissimo calciatore, a differenza forse di Renzo, che gli dà la palla addosso e poi lui che viene dentro il campo. Però io non voglio dare nessun punto di riferimento, perché uno gioca più avanti, uno gioca più indietro, poi si invertono, i tre davanti devono, insomma, devono muoversi. L'importante è che chi, faccio un esempio, chi ha finito l'azione, non so, l'ha finita Piccioni a sinistra, lui rientra a sinistra e vada a prendere esterno loro fino a un certo punto, cioè che occupano il campo anche in ampiezza in fase difensiva per dare la mano alla squadra. Quanti punti spera di fare in queste due trasferte consecutive? È facile da dire 6. Quanti punti invece pensa di fare? Ma non ho pensato a questo, ho pensato che, perché visto che in queste quattro avevo fatto un altro ragionamento e non ci ho beccato, quindi in questo caso qua, non per scaramanzia ma per altro, mi sono concentrato solo sulla squadra, su Feralpi Salò e ottenere il massimo prima col Feralpi e poi dopo col Rimini. Mister, domenica alla fine della partita il presidente ha detto di aver visto una squadra che aveva paura di giocare. Tu hai percepito paura domenica nella squadra, nel dialogare tra di loro? No, io non ho percepito paura, ma ho percepito che gli altri ci hanno proprio messi alle corde, cioè nel senso che a volte tu puoi anche far male, ma non perché stai facendo male a te, ma perché stanno facendo benissimo loro. Io ho visto, che non avevo visto nelle altre tre partite, il Gubbio con un palleggio importante, e loro li ho visti fare veramente una gran gara, cioè nelle tre partite che ho visto a video loro non avevano fatto un secondo tempo come l'hanno fatto da noi, quindi vabbè, noi abbiamo fatto male, quindi noi abbiamo sbagliato, io per primis, però loro hanno fatto molto bene. Ti ha dato più fastidio l'esonero di Salò o quello di Teramo dell'anno scorso? Gli esoneri danno fastidio a tutti, perché è un po' una sconfitta, un allenatore lavora per poter rimanere il più possibile. Allora, non so, tutti e due mi hanno fatto male, però devo dire una verità, a Salò era, non l'ho mai fatto io il secondo, non, ho sempre fatto il primo. A Salò era la mia prima esperienza, quindi non sapevo neanche come muovermi, ho cercato di capire. E ho lavorato, che ne so, da 1 a 10, 3. Qua veramente per me, dietro le quinte, ho lavorato tantissimo, cioè ero proprio dispiaciuto di andare via. Perché sapevo benissimo, cioè sapevo di aver dato tantissimo, ma non tanto sotto la qualità, perché quella non devo deciderla io e non sono io che do il giudizio sulla qualità del mio lavoro, però la quantità di lavoro è stata veramente tantissima e insomma mi è dispiaciuto. Difatti non vi nascondo, ma lo sapete benissimo, tolto uno o due partite, le ho viste tutte le partite quando giocava il Teramo, perché insomma erano ragazzi dove quando poi fai il secondo instaurare un rapporto anche abbastanza amichevole, no? E quindi insomma mi piaceva vedere giocare il Teramo e fare anche le mie considerazioni, quindi l'ho seguito per tutto il tempo, però andando via a fine gennaio sì, forse più Teramo, ma proprio per la quantità di lavoro che avevo fatto qui a Teramo e mi era dispiaciuto. Ecco mister, il giovane Fratangelo sarà convocato, ha qualche problema fisico o una scelta tecnica, il fatto che trovi sempre meno spazi? Mi sembra che a Imola sia partito titolare, poi a Imola mi ha chiesto il cambio perché aveva i crampi al polpaccio, quindi voglio dire a Imola ha giocato. Domenica non ha giocato perché vabbè, adesso io non sono l'allenatore degli alibi, proprio una cosa che non sopporto, però era uno di quei calciatori che se non avevo un paio di sostituzioni obbligate forse poteva entrare, perché Fratangelo è inutile, lo sapete meglio di me, lo conoscete da anni più di me, è il giocatore che negli ultimi 20 minuti lui entra e se decide ti spacca la partita, è uno dei pochi calciatori che abbiamo, seppur giovane, ma lui riesce a spaccarti la partita. Le hanno dato fastidio le dichiarazioni di Asta?
l'intervista rilasciata al centro, mi sembra. Sì, sì, sì. Non l'ho letta. Non leggo i giornali, allora io non leggo i giornali, non sono un social perché forse a 54 anni sono un po' troppo anziano per essere un social, non sono mai stato su Facebook, quelle cose lì, e quindi io vivo la mia giornata sulla squadra, sui video avversari, sui nostri video, sugli allenamenti, e quindi vivo interamente, e quando non sono concentrato sul calcio, che ho voglia di svagare un po', faccio una bella passeggiata da solo, e così quando uno cammina da solo poi gli vengono anche delle idee, spero ogni tanto di avere qualche illuminazione. E un po' di tempo fa avevi detto dopo 4-5 giornate di campionato potremmo avere delle indicazioni, tu che indicazione hai tratto per questo momento dalla squadra? Una squadra che va a corrente un po' alternata, nel senso che se io ti chiedo, te la faccio la domanda a te, la squadra che abbiamo visto a Bolzano sembra una squadra dove ci si può sperare qualcosina in più, la squadra che abbiamo visto contro il Gubbio un po' di meno, quindi se facciamo una media diciamo che è una squadra che fino alla fine se la giocherà, ma io sono molto positivo, questa è una squadra che a me piace, una squadra, un mix di giovani e di tra virgolette anziani, giusta, è un bel gruppo che lavora sempre bene, è una squadra che prima o poi troverà quella costanza di fare sempre le cose come vanno fatte, e quindi secondo me noi faremo bene. Questa è la mia convinzione, poi